Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati. Un saluto a Matteo Aldamonte. Ciao, ciao Matteo, ciao a un saluto al nostro ospite Pasquale Maione, il tecnico del Campus Italia, per parlare nella prima parte del massimo campionato maschile, la Serie A Gold, che non ha fatto registrare in vetta la classifica particolari sussulti. C'è una sorta di allineamento, no? Di consolidamento di determinati valori che sono emersi in questa prima parte di stagione, Matteo. Per quanto riguarda soprattutto la vetta, non è cambiato nulla, nel senso che Bressanone è tornata a vincere, quindi ha ripreso così come aveva lasciato il campionato dopo l'eliminazione in Coppa. Ottava vittoria su 8 partite su un campo complicato come quello di Cassano Magnago. Buona prestazione di tutte e due le squadre, davvero è stata una partita molto molto intensa, molto molto bella. C'è da registrare la vittoria di Bressano, che ha battuto la Raimond Sassari, e quindi l'arrivo al secondo posto, un secondo posto per la verità ancora tutto da vedere, soprattutto in vista delle partite di domani, del turno infrasettimanale per quanto riguarda l'Alperia Merano. Vediamo il servizio. Mercoledì inedito, fatto di derby e di scontri al vertice per la Serie A Gold. Il turno infrasettimanale, che arriva a poche ore di distanza dai risultati di sabato scorso, coincide con il decimo turno di regular season ed è, come detto, una giornata dedicata soprattutto a scontri regionali ad alta intensità, anche e soprattutto in relazione ad una classifica che nella fine settimana ha sì confermato Bressanone in testa, ma che nel contempo ha portato con sé una confusione, un caos, un equilibrio con pochi precedenti. Cercare loro ordine non è facile. Procedendo per orario, alle 15 al Pala Santoro andrà in scena uno scontro tra due deluse del nono turno. Si sfidano Raimond Sassari e Cassano Magnago, cadute rispettivamente sotto i colpi di Bressano e Brixen, entrambe con scarti ridottissimi. I sardi in particolare hanno perso partita e secondo posto, ora divenuto proprietà dell'Alperia Merano. Insomma, in Sardegna si comincia con il botto, sfide infuocate poi alle 19. In Alto Adige la capolista riceve un Bolzano rinvigorito dalla 36-32 contro la Sidea Group Junior a Fasano, scivolata dopo la sbornia legata al passaggio del turno in European Cup. Per Davor Ciutura, tecnico dei brissinesi, il livello di attenzione rimane altissimo. Per noi sono tutti finali, giochiamo, alleniamo per questo, per giocare le partite, e quanto più partite, io credo più piacere per i giocatori, no? Stiamo allenando per momenti difficili, adesso squadra anche con problemi, e ha riuscito ad andare bene e niente, adesso in casa avanti dei nostri tifosi e giocare una partita molto difficile contro Bolzano, no? Stesso orario alla palestra Zizzi, dove proprio Fasano affronta i campioni d'Italia del Conversano. Non è soltanto il derby di Puglia, è anche la riedizione della finale scudetto dell'anno passato, oltre che sfida sentitissima tra ex che si incrociano, tifoserie calorose e interessi di classifica. Conversano peraltro medita l'aggancio alla seconda piazza, come detto attualmente in mano a Merano, ma anche il cliente dei Diavoli Neri è alquanto scomodo. I giovani di Jürgen Prantner a Lagundo sfidano un Bressano lanciatissimo dopo il successo contro Sassari. Attenzione anche in coda, il Romagna attende tra le mura amiche un Campus Italia con il morale alle stelle dopo la prima vittoria in Serie A Gold ottenuta nella casa della pallamano contro Secchia Rubiera. Al contrario, per gli emiliani di Luca Galluccio, seppure falcidiati dalle assenze, il weekend è stato da dimenticare. Il turno infrasettimanale propone subito un'occasione di riscatto. Al Palabursi arriva Carpi, unica ancora ferma, senza punti all'attivo. E allora ci attende una giornata ricca di derby, quella di domani, derby importanti per l'alta quota, per la parte bassa della classifica. Insomma, è un momento questo che possiamo già definire importante, Pasquale, della stagione, anche in previsione delle gare che ci attendono domani. Possiamo anche vedere il quadro completo in sovraimpressione intanto. Innanzitutto saluto a tutti voi, grazie per l'invito nuovamente. Sì, guarda, più che altro perché sono tre partite in una settimana, quindi sono sei punti in ballo, dove con tre vittorie magari puoi arrivare subito in alto in classifica, ma con tre sconfitte viceversa ti ritrovi subito nelle acque profonde, come tipo Bolzano rischiava di, se avesse perso in casa contro Fasano, si trovava una situazione di classifica non facile, invece è venuta fuori vincendo. Fasano stesso, che dopo le coppe è scivolata, Bressano ha fatto un grande risultato, ci saranno tanti derby in questo mercoledì e stessa cosa vale per la zona retrocessione, quindi tante carne al fuoco e bellissime partite da vedere.
Ti aspettavi diciamo questo percorso netto soprattutto da parte di Bressanone, ma non tanto per i nomi, che ovviamente sono quelli che sono e sono grandissimi nomi, però perché ha cambiato veramente tanto rispetto all'anno scorso? Sì, come dici tu, Bressanone è veramente un grande roster, sono gli unici fino ad ora a non aver sbagliato, mi auguro per loro che continuino così, diciamo che sono quadrati, sanno quello che vogliono e scendono in campo per ottenerlo. Sono usciti anche dalla Coppa, quindi magari adesso riusciranno a concentrarsi ancora maggiormente di più, ma sono convinto che non avranno vita facile, perché su tutti i campi quest'anno si possono perdere punti. Ecco, Matteo, guardando la classifica, tu sottolineavi, possiamo anche vederla in sovraimpressione, l'ascesa del Merano, no? Il Merano di Jürgen Prantl. Credi, Pasquale, che insomma siamo di fronte ad una sorpresa assoluta, totale, o c'era da immaginarsi, dopo un buon campionato dello scorso anno, insomma, un consolidamento nella parte alta della classifica del Merano? Io penso che ci si poteva aspettare un Merano così, nel senso, per chi segue per gli appassionati di pallamano, per chi segue da tanto tempo il campionato, Merano è una squadra che un passo alla volta ogni anno ha fatto un gradino in più. Quest'anno stanno ottenendo grandi risultati, non credo fino in fondo riusciranno a lottare per lo scudetto, ma solo perché veramente ci sono squadre come Bersano, Bressanone con un roster incredibile, ma sono convinto che potranno entrare nelle semifinaliste, nelle Final Four e dare filo da torcere a tutti. Hanno ancora, secondo me, un piccolo margine da recuperare rispetto a queste grandi roster della Serie A, però dalla parte loro sono molto giovani e vanno in campo con quell'inconsapevolezza che li aiuta a vincere partite magari sulla carta impossibile. E ci devi dire qualcosa anche sul derby, visto che hai giocato con entrambi, hai giocato con Fasana, hai giocato con Conversano, e, insomma, non è mai una partita come è la tua partita, cioè Fasano-Conversano, il derby di Puglia è la tua partita. Bellissimo, io non mi manca giocare a pallamano, ma quando ci sono queste partite mi viene la voglia, perché il derby in Puglia è qualcosa di particolare, veramente. Io sono pugliese d'adozione, ho giocato a Conversano, vivo a Conversano, ho giocato 5 anni a Fasano, quindi so di che si parla, so come vivono questa partita le tifoserie, la squadra, gli allenatori. È veramente uno spettacolo da non perdere. In più, ripeto, Fasano viene da una sconfitta, quindi e gioca in casa, quindi vorrà a tutti i costi fare lo scherzetto ai cugini del Conversano, che a sua volta non può perdere terreno da Bressanone, quindi non vedo l'ora di gustarlo. A proposito di vecchie conoscenze, dobbiamo catalogarla nella voce sorprese, la vittoria del Bressano ai danni della Raimon Sassari, conoscenza, perché mi riferisco soprattutto alla conoscenza diretta che hai con il tecnico della Bressano, con Fusina. Guarda, Bressano pure è un'altra squadra che magari è sottovalutata, però ogni anno lotta, ogni anno è lì e tutti sanno che andare a giocare a Bressano è difficile. Poi magari Bressano sbaglia qualche partita in più fuori casa, ma tra le mura amiche è veramente un avversario ostico e ancora una volta l'ha dimostrato. Una squadra che non ha fenomeni, magari tutti giocatori ottimi, ma nessuna stella. Però sono sempre lì, tra l'altro hanno altre due partite sulla carta favorevoli, quindi se fanno altri 4 punti entrano pieno di diritto anche loro nella lotta scudetto. Manca sempre un quid, no, al Bressano per il definitivo salto di qualità. Quest'anno però sì, possono coccolarsi Nicola Rossi, che è sicuramente un gioiello. Veramente un grandissimo inizio di stagione, sta giocando. Ho visto anche alcuni sprazzi di partita, gioca tanto per lui la squadra per metterlo in moto, perché ha il braccio decisamente caldo quest'anno e quindi va bene così naturalmente. Senti Matteo, ma nel turno appena archiviato, poi al limite ritorneremo ancora sugli impegni in programma domani, guardando anche un po' cosa succede nella parte bassa della classifica, abbiamo, a proposito di braccia particolarmente calde e teste ispirate, no? Abbiamo registrato anche qualche prodezza personale meritevole di attenzione. Bisogna dire che stiamo vedendo davvero delle belle giocate quest'anno, giocate di ottimo livello, ne abbiamo selezionate due per quanto riguarda l'ultima giornata. Una arriva dal Campus Italia, quindi Pasquale Maione l'ha vista dal vivo, ed è di Cristian Manojlovic, il terzino sinistro del Campus. Il nostro Andrea De Aloisio in telecronaca l'ha definito
un missile e in effetti è stata una bordata davvero violentissima di Manojlovic dai 9 metri e mezzo all'incirca, pallone all'incrocio dei pali nella partita giocata contro il Secchiarubiera. Invece il Merano ha scelto la via acrobatica con questa volante confezionata da Visentin e finalizzata poi da Nunez. Gran palla, grande assist soprattutto di Visentin, che possiamo rivedere che va a pescare il compagno di squadra dall'altra parte. Queste cose siamo abituati a vederle in Champions League, ci fa molto piacere vederle anche nella nostra serie. Non sono frutto di una casualità, ma credo, Pasquale, che questa è chiaramente una giocata, è chiaramente una giocata provata anche in allenamento. Cristian è un ragazzo che ha talento da vendere, lui lo sa, ma come lui tutti gli altri. Vi assicuro che in settimana vedo questo tipo di giocata spessissimo, cioè ragazzi a volte fanno delle cose che neanche loro rendono conto di cosa hanno fatto, e invece io da fuori magari rimango con la bocca aperta, devo anche far finta di niente perché non gli devo magari dare troppa corda. Però sì, Cristian ha, come detto, ha un missile al posto del braccio, quando lo usa a piena forza è veramente inscoppabile, nonostante la sua giovane età. Quanto sta crescendo questa squadra, al di là poi del risultato maturato contro il Secchiarubiera? Ma guarda, il risultato non interessa poco, lo dico quando perdiamo, lo dico anche adesso. È chiaro che vincere è sempre meglio, no? Perché con la ciliegina in più ai ragazzi serviva un po' di benzina per continuare, perché allenarsi perdendo sempre non è facile. Il pareggio di Cassano ci aveva dato un po' di fiducia, questa vittoria ci ha dato ancora di più. Ma tornando alla tua domanda, stanno crescendo tantissimo. Il percorso che noi vogliamo fare è questo: portare avanti per mano tutta la squadra, far crescere tutti i ragazzi, ruotarli, e pian piano credo che il lavoro che stiamo facendo io, Riccardo, tutto lo staff si veda. I ragazzi stanno crescendo, lo dimostrano in campo anche quando perdiamo. Avevo chiesto ai ragazzi, dopo l'ottimo primo tempo di Fondi, di aumentare il minutaggio buono, no? Perché poi le partite durano 60 minuti e quando poi perdi è difficile anche andare ad analizzare una buona parte della partita che hai fatto bene. Ci sono riusciti, hanno giocato una partita perfetta per 60 minuti, onore ai ragazzi che hanno fatto questo gran risultato, perché vincere per la prima volta in Serie A penso che sia indimenticabile per loro, lo anche per me, perché anche io da allenatore la prima vittoria che faccio, quindi sono contento doppiamente. Ma ora, già da mercoledì, se vogliamo essere una squadra seria, tra virgolette, dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto sabato. Ed è un'incognita, no? La presenza del Campus Italia lì nella parte bassa della classifica, perché sta dimostrando di potersi giocare con tutti. È perché è una squadra che probabilmente, proprio perché in questo percorso di crescita, non è mai uguale alla settimana prima, è sempre vero. Una squadra che fa qualcosina in più. Tra l'altro, Maio, noi in copertina mettiamo sempre, giustamente, un po' per il numero di gol, un po' per queste giocate che vediamo, Tommaso De Angelis e Cristian Manojlovic. Poi quest'anno però c'è un Zanon che, se è questo, speriamo, perché vista anche l'assenza di Bortoli per la nazionale Under 21 alle prossime qualificazioni, è una buona notizia avere un terzino destro, nonostante sia sotto età rispetto alla categoria di questo tipo. Sotto Dello Vicario, stavo citando proprio lui, Gian Bartolomei, che è stato inserito come nuovo innesto e che si sta comportando molto bene anche nel ruolo di centrale a tratti. Scarcelli in porta, insomma, non ci sono solo poi gli apici legati a De Angelis e a Manojlovic. No, sono d'accordissimo con voi, ma tutti, anche altri nomi che non abbiamo fatto. Ad esempio, noi stiamo giocando senza Ivano Rossi da 2 mesi ormai, e per noi è il perno di questa squadra, caratterialmente, umanamente, dava allegria a tutto lo spogliatoio, in difesa giocava sempre, in attacco giocava sempre. Ci manca, non ce ne siamo neanche accorti. Non vediamo l'ora che torni, chiaramente, però questo è un segnale molto positivo, secondo me, perché Valentino Dello Vicario lo assiste più alla grande. Leo Andreotta, l'altro pivot, quando entra si fa trovare sempre pronto. Adesso sta tornando Battaglia dall'operazione al crociato e anche lui non vede l'ora di scendere in campo, anzi, forse corre un po' troppo perché gli dicono di aspettare, invece lui ogni giorno vuole allenarsi. Abbiamo Cioni, che vi assicuro che essere il secondo di Tommaso De Angelis non è facile, perché Tommaso De Angelis è... Sappiamo tutti cosa può fare, e questo ragazzo invece, Cioni, Jacopo Cioni, secondo me gli va fatta una statua, perché lui si allena tutti i giorni come un professionista, è professionale, e viene con una testa incredibile tutti i giorni come se lui fosse il primo. Quindi
adesso mi vengono in mente questi, ma Birrer, tutti gli altri, anche lo stesso Didone che è appena arrivato, si è inserito benissimo nel gruppo, quindi io non posso che essere contento e non lo dico solo perché. Anche la crescita di Deruvo, no? Mi sembra meritevole di attenzione. Sì, Deruvo, ma tutti, veramente tutti. Deruvo sta facendo, ha sostituito Manuelovic alla grande, era uno specialista difensivo, invece adesso so di avere una grande mano anche in attacco perché ci dà veramente una grande mano. E tante buone notizie, good news anche per Mister Popovic, perché insomma da questo gruppo sicuramente attingerà in vista delle gare di qualificazione. L'ultimo, la chiusura di questa prima parte dedicata alla parte bassa della classifica, perché abbiamo detto del derbissimo tra Fasano e Conversano, ma che derby anche tra Carpi e Rubiera. Rubiera che chiaramente, sperando di poter recuperare qualche pedina, vorrà riscattare il passo falso di Chieti. Eh sì, sai che Rubiera-Carpi a questo punto diventa una partita fondamentale per entrambe, per Carpi perché Carpi è l'unica squadra della classifica che non ha ancora punti all'attivo, per Secchia Rubiera perché inevitabilmente abbiamo sentito anche Coach Galluccio poi dopo la partita nell'intervista, viene da una sconfitta certamente pesante al di là delle assenze, sette assenze Non addirittura poche, in assolutamente. organico, però sicuramente erano punti importanti quelli in palio contro il Campus, quindi indubbiamente la partita di domani ha un peso specifico enorme. Bene, allora non ci resta che attendere l'esito di queste partite, tutte molto interessanti. La giornata dei derby, il mercoledì dei derby, possiamo tranquillamente ribattezzarlo. Ci fermiamo. Pasquale, resti in nostra compagnia altri pochi minuti perché parliamo Molto volentieri, molto del volentieri. massimo campionato femminile dove insomma stiamo per registrare un esordio di una persona che tu conosci particolarmente bene. Andiamo in pubblicità. Nel 2023 gli internazionali BNL d'Italia raddoppiano. Ecco 2 settimane di torneo e tabelloni a 96 giocatori. Sarà un foro italico sempre più straordinario. Non puoi mancare. Compra subito il tuo biglietto. Seconda parte di Handball Mania dedicata alla Serie A1 femminile, si è giocato nello scorso turno, insomma conferme sia in positivo che in negativo, no? Parlo di Pontinia Erice ma anche di Bressanone. Pontinia soprattutto che aggancia, approfittando della pausa forzata per quanto riguarda Salerno, aggancia la vetta a 12 punti. Per Bressanone inizia a diventare problematica la situazione, cade a Erice, cade male a Erice perché perde 31-22, uno scarto ampio in uno scontro diretto, quindi sicuramente fase di riflessione per le campionesse d'Italia. Il servizio. In Serie A1 femminile è primato a 2, ma con l'asterisco d'obbligo. Sì, perché per una cassa rurale Pontinia che vince a Mestrino e sale a 12 punti, 33-28 il finale a Lissaro con le Venete quanto mai battagliere nonostante il momento no, c'è dall'altro lato una Iomi Salerno che ha fatto da spettatrice, ha aspettato, ha guardato le altre giocare dopo il rinvio del match previsto contro Padova, ma l'attesa sta per finire. Sabato, per l'ottava giornata di regular season, le campane e con loro il nuovo tecnico Francesco Ancona saranno in campo proprio in casa di quella che fino ad ora appare come la più accreditata antagonista per il primato. Ma noi siamo contenti di giocare queste partite, di giocare e vogliamo giocarci le nostre carte al massimo. Abbiamo dimostrato di poterlo fare. Questa corsa, con chiaro riferimento alla testa della classifica e allo scudetto, tiene sorprendentemente fuori dal discorso, almeno per ora, proprio le campionesse in carica. Il Brixen-Sioux Tirol rimane al centro di un momento nero. Terza sconfitta stagionale, questa volta sul campo della C Lifestyle Erice, col finale fin troppo netto di 31-22. Un solo gol per Babbo e Alto Atesine mai in partita contro un avversario, la formazione trapanese che invece incamera 2 punti che sono un'autentica iniezione di fiducia e di autostima.
le siciliane cercheranno continuità nel weekend prossimo sul campo di Teramo, uscito sconfitto nettamente con il finale di 35-22 alla Palattacca contro Cassano Magnago, e sabato in un altro duello di sicuro interesse, occhio proprio al match tra le vivaci Amaranto di coach Salvatore Onelli e il Tusce Prato, intanto uscito con il blitz vincente sul campo della Casa Grande Padana. Pasquale, ma qual è stata la tua reazione, così mi rifaccio un po' all'incipit che ha preceduto lo spot pubblicità, la tua reazione alla notizia della panchina della Iomi Salerno, quindi squadra campionato femminile affidata a Francesco Ancona? Allora, innanzitutto gli faccio il più grande sincero in bocca al lupo, perché ha fatto una scelta tra virgolette strana, no? Perché quando l'ho saputo sono rimasto all'inizio bocca aperta, perché lui non ha mai avuto a che fare con il mondo della pallamano femminile e si è lanciato subito in questa avventura, che ha avuto coraggio, ma alla fine lo capisco, perché rimanere lontano dalla pallamano non è facile. Purtroppo io dico che noi abbiamo una malattia e quindi dobbiamo seguire. Si può curare solo in campo. Esatto, e quindi lo capisco e ripeto, gli faccio il mio più grosso in bocca al lupo, nella speranza che possa ottenere tutto quello che desidera. Ecco, che cosa, al di là poi della conoscenza personale, che cosa può portare proprio al campionato un allenatore di grande esperienza come Francesco Ancona, al movimento, anche al movimento femminile? Sì, ma può portare esperienza, può portare tranquillità. Io adesso non so che atmosfera c'è a Salerno, però io mi ricordo quello che c'era Fasano quando lui mi allenava. Io l'ho avuto come allenatore 5 anni e lui ci faceva sempre stare tranquilli, ci dava tutto a disposizione. È veramente una grande persona, oltre che un buonissimo allenatore, che sicuramente farà quel passo in più a Salerno, perché la grande sfida è misurarsi con un movimento femminile, perché ho avuto modo di parlare anche con lui e per differenza lo dicono tutti dei lavori, anche Salvatore Onelli, che con me nello staff del Vicembol, mi dice sempre che c'è tanta differenza tra i maschi e le femmine, e lui mi invita anche a provare ad allenare le femmine. Io credo che non ci riuscirei, quindi ripeto, la grande sfida è quella, però lui sono sicuro che l'affronterà al massimo delle sue possibilità e farà bene, sono certo. Intanto sono sempre di più, no, gli allenatori che dal maschile stanno in qualche modo approdando anche nel massimo campionato femminile. Salvatore Onelli, lo stesso Cocuzza. Sì, mi mancava. Cocuzza. Anche Nasta ha allenato nel maschile. Quindi maschile da questo punto di vista, insomma, è sabato subito il confronto tra Salerno e Pontina, un battesimo di fuoco, no? Ecco, infatti quello volevo dire, volevo aggiungere questo, che non solo, come diceva Pasquale, Francesco Ancona non può stare, perché non si può stare lontani dalla palla a mano, lui ha dimostrato di non saper stare nemmeno lontano dalle pressioni, perché va in una squadra, non una squadra qualunque, una squadra che l'anno scorso ha perso in finale scudetto, quindi quest'anno vuole e ha costruito la squadra per vincere il titolo, e quindi va per vincere il titolo, è inutile nascondersi dietro un dito, Salerno quest'anno è candidata per la vittoria dello scudetto, ha questo obiettivo e lui debutta proprio contro Pontina, che in questo momento è lo scontro al vertice. Assolutamente, questa è tanta adrenalina, no? Anche per un allenatore, immagino, insomma, anche la preparazione di una partita, la prima partita così importante. Sì, beh, è bellissimo, è quello che ci dà voglia di fare, no? Lui è andato là per questo, quindi sicuramente avrebbe sperato un esordio un po' più tranquillo, ma sono sicuro che ne affronterà al 100%. Bene, Matteo, la classifica intanto la accennavi nel servizio, vede insomma questo binomio in testa, e sabato questo binomio potrebbe scindersi per poi capire cosa succederà con i recuperi. Vediamola in grafica, come dicevamo nel servizio è un binomio con asterisco, nel senso che Salerno in questo momento ha una partita in meno, poi subito dietro c'è Erice con 10 punti, Casalgrande e Tusce Prato appaiate a 8 insieme alla Secur Fox Ferrara, molto attardata invece Bressanone, che comunque deve recuperare una partita ma che rimane per il momento fuori dalla lotta per il vertice della graduatoria. Grande impresa quella del Prato sul campo del Casalgrande, Matteo. Sì, è stata una vittoria ancora più sorprendente rispetto a quella con Mestrino, che a quel punto, vista la situazione di Mestrino in classifica, era uno scontro diretto per la salvezza, invece vincere a Casalgrande, una squadra che su quel campo ha anche battuto Bressanone, non era per niente scontato. E allora, si gioca in Italia, si gioca in contemporanea anche il campionato europeo,
stiamo seguendo diverse partite, livello tecnico altissimo, c'è da divertirsi. Domani non ce ne vogliono gli appassionati di pallamano maschile, ma su Eleven Sports, oltre alla Serie A Gold, seguiremo anche due partite della giornata conclusiva del main round. Non potevamo esimerci da inserirle in programmazione. Vediamo intanto un po' di immagini della partita che si è giocata ieri a Lubiana, vinta dalla Norvegia, 8 volte campione d'Europa, contro la Slovenia. Una partita apertissima, Slovenia che ha già superato il suo miglior risultato di sempre ai campionati europei. C'erano quasi 5.000 persone a Lubiana per questa sfida, vinta poi nel finale dalla Norvegia. Dicevo, ci sono due partite, ovvero Olanda-Montenegro alle ore 18 e alle 20.30 invece Norvegia-Danimarca, super derby scandinavo, con la Norvegia già qualificata alle semifinali, con le classifiche peraltro che sono davvero apertissime. E se possibile possiamo anche dare un'occhiata nella successiva clip proprio alle classifiche di questa fase del main round, che poi ci porteranno alle semifinali di questi campionati europei. Eccole qua, classifica del gruppo 1 che vede la Norvegia 8 punti e poi addirittura Danimarca, Svezia, Croazia e Ungheria tutte a 4, quindi domani si decide l'altra semifinalista con degli scontri incrociati. In questo girone la Francia oggi potrebbe chiudere i giochi, come anche il Montenegro. Spagna, Olanda, Germania e Romania a 3 punti. Perché ci interessano queste classifiche? Perché, come vedete nella grafica, queste squadre, escluse le semifinaliste ed escluse la Norvegia, la Danimarca e la Svezia, che saranno le padrone di casa, saranno inserite nell'urna dei sorteggi che nel weekend riguarderanno anche la nazionale italiana per le qualificazioni ai prossimi campionati mondiali. Ovviamente speriamo che non ci sia nessuna delle squadre che abbiamo visto nelle grafiche, perché vorrà dire che saranno chiamate in causa o la Polonia o la Svizzera o la Repubblica o la Macedonia del Nord, che sono le ultime di questa classifica e che non sono inserite nel main round. Assolutamente, e chiaramente poi questo si capirà con il sorteggio. Ecco Pasquale, da questo punto di vista l'Italia al maschile e al femminile non è mai stata granché fortunata con i sorteggi, perché potrebbe capitare alla squadra allenata da Beppe Tedesco, che tu hai avuto modo di osservare anche live contro la Bulgaria a Chieti, può capitare una squadra come la Svizzera o la Macedonia, che sono squadre importanti ma contro le quali si può giocare, ma ti può capitare anche la Spagna, e quindi cambia, o l'Ungheria, e cambia radicalmente il quadro. Speriamo di iniziare a essere fortunati dal prossimo sorteggio, perché ogni tanto avere un po' di fortuna anche non guasta. Sicuramente la pallamano femminile è uno spettacolo da vedere, perché io credo che tecnicamente siano meglio dei maschi, perché veramente sì, il gesto forse è un po' più pulito, ecco, c'è più sì, l'essenza della pallamano, vero? Sì. Esatto, volevo intendere proprio quello, quindi è veramente bello vedere, anche se io seguo meno per mancanza di tempo, veramente, però quando mi capita si vede la netta differenza e si vede come gestiscono la palla in maniera differente, come fanno gesti tecnici più belli rispetto ai maschi. I maschi usano molto più forza, loro sono molto più tecniche, ed è veramente uno spettacolo vedere a questi livelli la palla a mano. E anche lì è un po' in bocca al lupo alle ragazze, e ripeto ancora una volta, sperando in un sorteggio un po' più favorevole. Assolutamente sì, questo poi lo capiremo e lo scopriremo solo vivendo. Non avevamo citato Beppe Tedesco tra gli allenatori passati dal mondo maschile, che non è poco, l'allenatore della nazionale. Assolutamente, adesso, anzi, è il capostipite di questa. Esattamente. Possiamo definirlo il capostipite. Quindi attendiamo anche Pasquale a questo punto. Anche se ha un po'. Mai dire mai, ma è ecco, difficile. Bravo, anche perché poi registriamo, registriamo tutto, quindi dovesse capitare. Bene, grazie Pasquale per essere stato in nostra compagnia, bocca al lupo al campus, atteso da un impegno molto severo sul campo del Romagna. Matteo, a noi non resta che dare appuntamento settimana prossima, vogliamo dare le coordinate, visto che siamo praticamente alla vigilia di una giornata di campionato. Domani tutte le partite sono su Eleven Sports in diretta, come detto, quindi le gare della Serie A Gold, decima giornata, si comincia alle 15 per proseguire fino alle 20.30, nel mezzo ci sono anche le due partite degli europei, la Serie A Gold insieme alla Serie A 1 femminile torna in campo anche nel weekend, anche in quel caso su Eleven. Allora, ampia scorpacciata di pallamano tra domani e nel prossimo weekend, noi poi vi racconteremo tutto settimana prossima. Arrivederci.